Super golose e filanti, le polpette di patate e melanzane buonissime e facili da fare. Raccolgo 500 g di patate in una casseruola, copro con dell'acqua a temperatura ambiente e una presa di sale. Lascio cuocere per 35-40 minuti fino a quando, infilzando con i rebbi della forchetta, risulteranno morbide. Ho lavato e asciugato per bene una melanzana, divido a metà. Sistemo nella teglia con la parte tagliata rivolta verso l'alto, irroro con un filino di olio. Lascio cuocere in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Una volta cotte, rimuovo la buccia. Strizzo per eliminare l'eccesso di acqua di vegetazione, raccolgo in una ciotola e sminuzzo. Schiaccio le patate ormai cotte e leggermente intiepidite con lo schiacciapatate, raccolgo nella stessa ciotola dove ho inserito le melanzane. Aggiungo 70 g di pan grattato, 50 g di formaggio grattugiato, sale e pepe quanto basta. Foglie di menta, le spezzetto e un uovo medio. Amalgamo tutti gli ingredienti. Quindi prelevo un pochino di impasto, appiattisco nella mano, metto al centro un pochino di scamorza, chiudo e ottengo una polpetta leggermente appiattita. In una padella scaldo un giro di olio, adagio le polpette, lascio cuocere da entrambi i lati fino a quando risulteranno belle dorate, dopodiché scolo per rimuovere l'unto in eccesso. Un secondo piatto davvero goloso che farà leccare i baffi a tutta la famiglia. Queste polpette sono realizzate con pochi e semplici ingredienti. Potete friggerle come ho fatto io oppure cuocerle in forno per un risultato più leggero.